Ciao, sono Marcello De Carolis e come ti avevo promesso qualche mese fa, oggi ti parlo di come cambiare le corde alla chitarra battente De Bonis. Infatti, nell'articolo precedente ti avevo mostrato come cambiare le corde sulla mia chitarra battente Oliver, ma per la chitarra battente De Bonis ci sono delle piccole differenze. Vediamoli insieme. Gli accessori per cambiare le corde non sono molti. Ecco ciò che ti servirà. Innanzitutto ti serviranno delle corde nuove, eccole qua, del nastro di carta per mascheratura, poi una pinza, un avvolgicorde, un'altra pinza per tagliare le corde. Questi tre accessori sono opzionali e, come opzionale, anche l'accordatore, che nel caso ovviamente hai l'orecchio assoluto non ti servirà. Vediamo insieme come iniziare il cambio corde. Per prima cosa, posiziona come sempre la chitarra battente su una superficie comoda e morbida per evitare di graffiarla. Puoi poggiarla su un tavolo, avendo pure di mettere un tappetino di gomma o comunque qualcosa di morbido. Io, come vedi, come al solito sono sul mio divano, poggiando la chitarra su di me e ovviamente ascoltando buona musica e appoggiando tutti gli accessori su una sedia vicino a me, ovviamente. Per prima cosa devi togliere le corde vecchie. Ti consiglio di non smontarle tutte, ma smontarle una volta smontato la vecchia, di mettere una nuova. Molti sostengono che sia meglio toglierle tutte. Io invece preferisco toglierle una alla volta per evitare che lo strumento perda la tensione e che quindi, quando vai a rimettere le corde, si possono creare dei traumi che possono danneggiare lo strumento. E inoltre la chitarra metterà più tempo per stabilizzarsi nei primi giorni e quindi aumenteranno le difficoltà di accordatura. Dato che il ponte è mobile, se vuoi puoi fissarlo con due strisce di nastro di carta per mascheratura per evitare che si muova. Quindi prendo il nastro di carta e lo fisso in questo modo, in modo che il ponte non si muova. Procedi partendo dalle corde esterne per arrivare a quelle centrali, quindi devi seguire quest'ordine: primo coro corda inferiore, quinto coro corda superiore, primo coro corda superiore, quinto coro corda inferiore, secondo coro corda inferiore, quarto coro corda superiore e così via. Per togliere le corde vecchie ti consiglio di allentarle con la avvolgicorde e, quando hanno perso tensione, puoi tagliarle con la tronchesina. Oppure, senza tagliarle, puoi procedere a togliere sfilandole dalla meccaniche e poi dai fermi, i bridge pin, dell'attaccatura inferiore. A differenza della chitarra battente Oliver, nella fascia inferiore non trovi 10 chiodini. Infatti i modelli di chitarra battente De Bonis presentano i fermi, i bridge pin, che ti consiglio di rimuovere con il becco della pinza opportunamente ricoperto di nastro di carta per mascheratura per evitare di graffiare i fermi. Quindi andiamo a vedere come tolgo le corde. Quindi parto dal primo coro della corda inferiore, quindi svito, posso farlo ovviamente anche con l'avvolgicorde, devo ricordarlo. E quando la corda ha perso tensione, posso anche evitare di tagliarla in questo caso, ma prendendo la pinza ricoperta, appunto, io vado a rimuovere il bridge pin. Spero si veda. Ecco fatto. Una volta tolto il bridge pin, io posso sfilare la corda e la vado a togliere anche da vicino la meccanica. Ora andiamo a vedere come si inseriscono le corde nuove, e quindi vado a prendere la prima corda. E per prima cosa devi fare attenzione a quando le sfili dalla carta protettiva, perché infatti srotolandole potrebbero saltare in aria e quindi potresti farti del male. Quindi che cosa vado a fare? Dopo, appunto, aver srotolato con calma, ok, vado ad inserire la parte dove c'è il fermo della corda all'interno del buco e poi ci vado ad inserire il bridge pin. Nel caso in cui ti accorgi che il bridge pin va un po' largo e quindi non si blocca bene nel buco, puoi metterci del nastro di carta per mascheratura
per appunto aumentarne lo spessore e quindi bloccarlo. Dopo semplicemente basterà tirare la corda fino alla meccanica ed inserirla come sempre una prima volta, tirarlo un po', non esageratamente, e inserirla una volta. Fatto questo, prendo il mio avvolgicorde e vado ad avvolgere la corda, tenendola più o meno nella posizione in cui sarà fissata dopo. Ok, quando la corda inizia ad avere tensione, controlla che passi nel taglio giusto dell'osso, sia al ponte che al capotasso. E a questo punto accorda. Non devi essere preciso in questa fase di accordatura, perché la corda, come vedremo fra poco, si muoverà subito. Ok, ti basta un'accordatura blanda all'orecchio. Quindi ora passi al quinto coro alla corda superiore del quinto coro. Quindi stesso sistema, allenti la corda. Ok, quando ha perso un po' di tensione, vai a togliere il bridge pin. Ok, come vedi questo qui è un bridge pin che andava un po' largo, e quindi io che cosa ci ho messo? Ci ho messo semplicemente del nastro di carta per mascheratura, in modo tale che non si muova. Tolgo la corda e la tolgo dalla meccanica. A questo punto prendo la corda nuova, la srotolo sempre facendo molta attenzione, la infilo nel buco del, e poi in seguito ci metto il bridge pin, mi tiro la corda fino alla meccanica, la inserisco una prima volta nella meccanica, la tiro un po' e poi la inserisco una seconda volta. E dopo aver fatto questo inizio a guidare. Ok, quando inizio ad avere un po' di tensione, controllo che passi precisa dai tagli e poi continuo ad avvitare. Ecco, la prima già si è scordata e quindi la riaccordo. Ok, ora passo al primo coro alla corda superiore. L'ho svitata e poi vado con il bridge pin, a togliere il bridge pin con la pinza, srotolo la corda, ok, ora inizio ad avere tensione e controllo che tutto sia al posto giusto. Ora passo alla corda inferiore del quinto coro. Ok, quindi la srotolo sempre lentamente, con calma. La infilo nel buco, infilo il bridge pin. Faccio attenzione a non farla incastrare con la corda e la infilo nella meccanica, facendole fare sempre due giri. Quando raggiunge un po' di tensione, controllo da dove passa. Ok, do sempre una curvatura veloce. E ora passo al secondo coro, corda inferiore. E prendo la corda nuova. Faccio sempre i soliti due giri nella meccanica. Quando inizia ad avere tensione,
controllo che passi dal punto giusto e poi accordo che si è mossa. Ovviamente è completamente scordata, ma è normale. Ora tocca quindi al quarto coro, corda superiore. Vado a togliere il relativo bridge pin, sfilo la corda e prendo la corda nuova. Ok, la infilo come sempre prima nel buco, così non ci metto il bridge pin, e poi la vado ad inserire nella meccanica e in seguito avvito. Ok, quando fa così bisogna stringerlo di nuovo. Ok, e ora passiamo sempre al secondo coro, però la corda superiore. Ok, quando si è allentata vado a togliere il bridge pin, vado a toglierlo dalla meccanica e vado a mettere la corda nuova. Ovviamente se ti trovi con la meccanica in una posizione sfavorevole, giratela in una posizione più favorevole per inserire la doppio giro andato e entrare. Inizia ad avere un po' di tensione, quindi controllo da dove passa. Ha fatto un giro stranissimo questa corda, al punto che dovevo controllare prima, quindi la spinto un po'. Ok, la metto al posto giusto e via. Ok, ora tocca quindi al quarto coro, corda inferiore. Svito sempre con la bolgicorda, tolgo il bridge pin, che è questo qui, e la tolgo dalla meccanica. Ecco fatto. Ok, vado a prendere la corda nuova. Ok, infilato sempre con i due giri la corda, vado ad avvitarla ovviamente nel verso giusto. Ok, inizia ad avere tensione, quindi controllo che sia tutto lì, ricontrollo la cordatura. Ok, e ora siamo arrivati al terzo coro, che sarà il più difficile dato che le meccaniche sono le più lontane e la corda ci arriva lasciando poco margine. Quindi se hai difficoltà a tirare la corda vicino alla meccanica, per il secondo giro puoi aiutarti con una pinza o con la tronchesina, facendo attenzione ovviamente a non stringere troppo per non tagliarla. Ok, partita qualche corda, srotolo la corda nuova. E cerco di andare anche con il secondo giro. Prendo la tronchesina. Con la tronchesina il tutto diventa più semplice, perché basta, ecco, spingere. Ovviamente ho fatto i giri più strani di questo mondo. Ok, e passo ora all'ultimo. Per togliere, se non riesci puoi aiutarti con la tronchesina a tirare. E vado ad inserire l'ultima corda. Infilo come sempre la corda dentro il buco e poi ci infilo il bridge. Mi tiro la corda e come al solito
se hai difficoltà ti aiuti con la trompetina. E a questo punto avvito. A questo punto non ti resta che prendere l'accordatore e iniziare ad accordare. Ok, te l'ha scordata, ma è normale perché ci vuole del tempo per far stabilizzare l'accordatura. Ovviamente se non ti ricordi come si accorda la chitarra battente ti lascio il link in descrizione. Il giorno dopo, quando la chitarra si sarà un po' stabilizzata, taglia le eccedenze con la tronchesina e poi ovviamente dovrai riaccordare la chitarra battente. Io, siccome domani non ho voglia di riaccendere la telecamera, le taglierò ora. E a questo punto devi riaccordare nuovamente. Ok, a questo punto togli il nastro di carta per mascheratura che non serve più. E hai finito il tuo cambio corda. Ovviamente questo è il mio metodo, frutto di esperienza e dei consigli avuti da vari liutai, in particolare da Sergio Pugliesi della Oliver Guitar Lab di Scilla. E tu come cambi le corde alla chitarra battente The Bonis? Hai delle domande da farmi? Sei riuscita ad individuare le differenze nel cambiare le corde tra la chitarra battente The Bonis e la chitarra battente Oliver? Quale sistema ti sembra più comodo ed efficace? Fammelo sapere scrivendolo nei commenti qui sotto. Grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog, i miei social, Facebook, Instagram e Spotify, ed iscriverti al mio canale YouTube per ricevere tanti nuovi consigli. Ciao e alla prossima!